Carmine, buongiorno a te, buongiorno Buongiorno. ai nostri telespettatori. Come hai detto giustamente, davanti al Palafiere di Via Tirino, zona Fontanelle a Pescara, ormai centro vaccinale del territorio pescarese e da oggi anche sede distaccata, diciamo così, per i medici di famiglia che non hanno possibilità di effettuare le vaccinazioni all'interno dei loro ambulatori perché sono in condomini, perché sono in spazi piccoli, possono usufruire di questi spazi che sono messi a disposizione dal comune, sia vaccinando le persone che hanno già aderito alla campagna vaccinale nei siti del portale sanità della regione, ma anche chiamando loro stessi le persone che ritengono più a rischio. Quindi fra i loro assistiti possono scegliere e contattare le persone che ritengono per le patologie da cui sono affette più a rischio nel caso in cui si contagiassero con il Covid. Ma per avere più chiare queste informazioni, noi andiamo a sentire l'intervista che ho realizzato poco fa, grazie anche a Diego Martelli, al dottor Massimo Calisi, che è il segretario della FISMU, la Federazione Italiana Sindacale dei Medici Unitari. Dottor Calisi, è il primo giorno qui al Palafiere di Via Tirino a Pescara, della linea vaccinale proprio a disposizione dei Unitari. medici di famiglia che possono vaccinare qui i loro assistiti, soprattutto medici che magari hanno degli studi, piccoli o comunque ubicati in, palazzi che non consentono misure di sicurezza adeguate. Come è andata? Quante persone è riuscita a vaccinare oggi? È andata molto molto bene. E quindi sono arrivati i pazienti da vaccinare e questo posto ha permesso un maggiore sicurezza e un profilo di serenità ai pazienti, in quanto appunto i nostri studi spesso si trovano ubicati in condomini e non è possibile un accesso così contingentato e con distanziamento. Quindi ringrazio il Comune di Pescara per avere dato questo luogo anche a noi medici di medicina generale e con il nostro intervento ci sarà veramente un'accelerazione per il numero di vaccinazioni. Già da oggi è stato il primo giorno, ma da domani veramente faremo anche di più. Tutti i cittadini pescaresi sono invitati a vaccinarsi, tutti i cittadini d'Abruzzo, tutti devono vaccinarsi. La vaccinazione è l'unico modo per liberarsi dal pericolo di ammalarsi di Covid e dal pericolo purtroppo di morirne. Ogni giorno ci sono centinaia di persone che muoiono di Covid in tutta Italia. Oggi, lei mi diceva poco fa, nella nostra conversazione che ha preceduto l'intervista, avete avuto a disposizione vaccini Pfizer. Non è detto che sia sempre Pfizer-BioNTech il vaccino a disposizione, potranno essercene altri. La raccomandazione vale lo stesso. Ovviamente per Pfizer non ci sono stati rifiuti nella giornata di oggi. Dicevo prima, pazienti che scegliete, diciamo così, in base alla gravità delle patologie o l'età o le fragilità o la gravità delle patologie, ma che comunque poi verranno vaccinati tutti. Quanti medici hanno aderito a questa convenzione che è stata stipulata e che consente di vaccinare qui? E diciamo che tipo di presenza si immagina in questo luogo? Lei c'è questa mattina, magari ce ne sarà un altro nel pomeriggio. Sì, hanno aderito tanti, tanti medici di medicina generale e ovviamente abbiamo dovuto fare un calendario. La nostra presenza è quindi con un calendario con turni al mattino dalle ore 9 alle ore 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. Ovviamente un medico per un turno, quindi più medici possiamo essere presenti in tanti, le postazioni sono 6. È andato molto bene il vaccino che ci ha fornito l'ASL e Pfizer, ma ogni vaccino va bene. Tutti i vaccini che ci sono, Pfizer, Moderna, anche AstraZeneca, assolutamente sono vaccini che ci possono salvare e ci possono far uscire da questo problema di blocco dell'economia e soprattutto di pericolo per la salute dei cittadini. Quindi tutti i vaccini vanno bene e il rischio di contrarre la malattia o un profilo di
condotta, cioè, personale, come fumare oppure problemi metabolici, l'obesità, sono sicuramente più rischiosi che fare un vaccino. Nessun vaccino è a rischio zero. Nella vita è difficile, qualsiasi cosa, anche qualsiasi farmaco è a rischio zero, anche muoversi in una città con l'automobile non è a rischio zero. Quindi l'invito è a vaccinarsi con qualsiasi vaccino deciso dall'autorità sanitaria. Marina, allora abbiamo sentito queste dichiarazioni, alle quali aggiungiamo anche una cronaca di quanto è accaduto, quanto hai visto e quanto accadrà soprattutto nelle prossime ore lì al Pallafiere di Pescara. Qual è il programma? Che hanno aderito alla convenzione che è stata stipulata con la regione e quindi naturalmente a seconda dei loro orari poi di ambulatorio o di visite domiciliari potranno usufruire di questi spazi. Loro hanno già, come ha detto il dottor Calisi, calendarizzato insomma la loro presenza qui. Oggi sono state ancora questa mattina una ventina, poco più, le vaccinazioni effettuate, ma perché era il primo giorno, si stanno comunque organizzando, saranno sempre di più e quindi sia chi si è iscritto alla piattaforma vaccinale, sia chi invece viene contattato direttamente dal proprio medico di famiglia, potrà eventualmente, se lo desidera, recarsi qui per sottoporsi alla vaccinazione. Un modo per accelerare ancora di più queste operazioni che sappiamo, insomma, vanno accelerate, direi, quanto di più possibile fare, perché ovviamente è un modo, come ha detto il dottor Calisi, per contrastare, al momento forse l'unico modo, oltre alla prevenzione, per contrastare il Covid.